Ciao Federico, ciao, senti, devo parlare con te. Non mi interrompere, non mi interrompere, non ora, perché sennò perdo il concetto. Ora non mi interrompere, altrimenti mi impapino e mi si attorciglia tutta quanta la lingua. Dunque, mi stai seguendo? Più o meno. Allora, sei venuto al capannone, ma io ho fatto finta di non vederti perché non voglio ascoltare le fatine che mi dicono che noi dobbiamo stare insieme, mi segui? No. Io avevo chiesto alle fatine dove fosse la felicità e loro semplicemente non hanno fatto altro che condurmi da te. Io non volevo capirli tutti quegli indizi finché non ho pensato la valigetta. Tu sei la mia unica strada verso la felicità. Tutte le strade portano a te. Oh, staremo insieme per sempre. Flora, non sono state le fatine. Sono stato io a organizzare la storia della valigetta. Che? Mi stai prendendo in giro? No, non è da te fare una cosa così. No, non è da me. Ma a quanto pare ne sono stato capace. Mi ha aiutato molta gente, così... Io ti ho... teso una trappola. Perché? Perché l'hai fatto? Perché mi hai mentito e ingannata in questo modo? Perché volevo averti al mio fianco per tutta la vita, ma non ho più importanza. Ovvio che non ha più importanza, perché tu sei solamente un bugiardo. Ed è meglio che resti con Delfina. A che cosa serve tenersi vicine le persone solo con l'inganno? Me lo spieghi? Flor, l'unica cosa che posso chiederti, poi basta, è di perdonarmi. Asciuga le tue lacrime di coccodrillo. Non so come, ma a me non interessa. Non giocherai mai più con me, Federico. Mai più, te lo giuro. Ciao, sono tornato. Cosa c'è? Flor, che succede? Gina, la salute! Un vero successo, totale e clamoroso. Abbiamo Federico Fritzenbalden ai tuoi piedi, piccola mia. Oh, bene, mammina. Però un po' di paura ce l'ho. Di che cosa? Beh, senza la scusa del bambino potrebbe lasciarmi sul serio. Sei matto? Con la quantità di colpe che si sente sulle spalle, l'idiota è più tuo che mai, amore. Parola di male alla Torre Soviedo, vedova Saint-Jean. Ole! Cielo, cosa succede? Qua stare male, signorina? Sto molto male, malissimo. Non fare domande, per favore, non è il caso. Beh, allora forse questo è un momento buono e opportuno per dare bella notizia. Cioè? Chiamata clinica Frau Bobota, lei ora molto meglio. Che non si azzardino a farla uscire. Perché poverina ha bisogno di tanto tempo per guarire. Ci vuole molto tempo per queste cose. Chiamala, mala, alcuna altra cosa? No. Nessuna. Ah sì, di a Bonilla che, per favore, mandi un'ambulanza per poter trasferire la mia Delfina. Allora lei molto, molto male. Non hai sentito prima mia madre? Non devi fare altre domande. Vai, per favore, vattene subito! Vattene! Che malo modo! Figurati, altro che strada verso la felicità. Questa porta dritta dritta all'inferno. Federico è un bugiardo, ha giocato con me. E vuoi sapere perché? Perché gli fa molto comodo avere una riserva. Non ci credo. E gli ho anche chiesto di proteggerti, assurdo. Ma se non gli importa niente di me, sai perché starà sempre insieme a Delfina? Te lo dico io, perché sono uguali. No, no, perché a loro piace fare soffrire la gente. Ecco perché. Non è così, Federico. Sì, non così. Ama Delfina, non la ama. Ah, non la ama. Sta con lei solo per via del bambino, niente di più. Non è vero, ma se sono fatti l'uno per l'altra, entrambi amano fare soffrire le persone perché non gliene importa niente. Ma io me ne andrò e non tornerò mai più. E che il cielo mi aiuti, perché se me ne vado di qua morirò. No. Ma me ne devo andare lo stesso, devo andare via. Non dire così, non dire così, non siamo tutti come Federico. Non mi importa, io non posso vederlo, io non posso proprio più vederlo, mi fa stare male. D'accordo, Franco. Calmati. Beviamo una cosa, così ti racconto del viaggio. Sta calma, va bene? Dai, andiamo. Cosa succederà? Sento odore di problemi qui. Diamo un'occhiata. Cosa state facendo qui? Andate via di qua, andate. Perché? Cosa c'è? Non rispondere, ne parliamo dopo. No, no, ora. No, ho detto dopo. Andate a giocare di là. È proprio arrabbiato. Di sicuro è successo qualcosa di grave. Forse perché Flor se n'è riandata. Può darsi. Ma tutto questo non mi piace. Bene, andiamo a vedere. Bene, come vuoi. Tu sai che non sono d'accordo, però se insisti... Ho i miei motivi. Va bene. L'hai detto a qualcuno, ai domestici o ai bambini? Non ancora. È molto difficile dare certe notizie. Ci rimarranno male quando lo sapranno. Stai tranquilla, mi sto occupando di tutto. Stanno arrivando. Bene,
Non vediamo l'ora che questa storia sia finita. Hai sentito? Voglio morire. No, non credo di capire. Che succede? Parlavano di noi. Stanno per trasferirci. Capisci? Tu vuoi dire che... Voglio dire che ci manderanno in collegio. Delfina e Malala alla fine ce l'hanno fatta a convincere Federico. Flor se n'è andata via. E anche noi ce ne andremo per sempre. Non può essere. Vieni con me. Prego. Delfina. È giunto il momento. Non è necessario. Possiamo ancora sistemare tutto. Dai, pensaci, no, per favore. Non c'è niente da pensare. Ci abbiamo già pensato a sufficienza. Andiamo. È così, Federico. Mi dispiace moltissimo. È il triste finale di un sogno impossibile. Aiutami. Sì, piccola. Ho chiesto in giro e mi sono stancato di chiedere, ma nessuno lo conosce, nessuno ne sa niente. È come se lui qui non fosse mai esistito. Anzi, senti, per me il nome è falso. Tanto non avevo affatto voglia di conoscere mio padre. Mi fa rabbia perché tutto mi va male e non ne capisco il perché. Sarà il destino. Flor, non dire così. Ah, non importa. E tu? Io cosa? Cosa farai? Che cosa pensi di fare? Che cosa vuoi che faccia? Scusa, al momento... Ma non lo so, qualche cosa, Franco. Non studi e non lavori. Non puoi continuare così. Smettila, Flor, non cominciare. Che vuoi? Dai, tesoro, non farmi fare la parte della cattiva. Guarda che io lo dico per te, perché non puoi stare senza fare niente. D'accordo, va bene. Se le cose stanno così, dammi tu delle opzioni. Forza. Non lo so. Potremmo fare qualcosa insieme. Che ne pensi? Sul serio? Sì, certo. Anche io sono senza lavoro. Va bene, l'idea mi piace, perché no? Che cosa potremmo fare? Per esempio, potremmo dipingere tutte le strade, rendere più allegra la città. Magari con fiori, bello, ghirlande. Oppure potremmo suonare la chitarra nelle piazze. Che ne dici? È bello vederti così, Flor. Ah. Non smettere mai di sorridere. Che gran cosa l'amicizia. Mi dà allegria. Sofia, Sofia, aspetta. Vuoi un lecca? No, rivoglio le mie cose e basta. Aspetta, aspetta un attimo. Devo parlarti. Per favore, amore mio, parliamo, non dai. Non c'è niente di cui parlare. È già tutto chiaro. Tra di noi è veramente finito. Ma, ascolta, io vorrei che tutto tornasse come prima e... No. No, non sognarlo, non sperarlo. Volevo un uomo e ho trovato un bambino. Devi fare ancora parecchia strada, Bata. Ti prego, non buttiamo tutto all'aria soltanto per un errore, per un malinteso. Sì, un equivoco. Dimmi, che cosa posso fare per poter rimediare a quello che ho fatto? Lo sai che sei l'unica donna del mio cuore. Tu che cosa mi proponi? Non saprei. Per esempio, posso portare a spasso il cane? Non abbiamo un cane e John non cammina. Magari un giorno ce l'avremo, oppure John camminerà. Se avremo un pesce gli pulirò la vaschetta, se avremo una capra gli darò l'erba. Se avremo un pappagallo io me lo porterò... No! Bata, stai promettendo cose impossibili. Sofia, sono disposto a fare qualunque cosa mi chiederai. Qualunque cosa? Sì, qualunque cosa. Bene, voglio che cucini e poi che lavi bene i piatti e che asciughi tutte le piastrelle del bagno una ad una. E per ogni cosa che ti chiedo devi dire sì, mia regina. È chiaro? Sì, mia regina. Però torniamo insieme, per favore. Mia regina. Avevo molti progetti per questo figlio. Tanti desideri. Avevo così voglia di giocare con lui. Nonostante non l'avessimo previsto. Non puoi torturarti così. Come potrei non farlo? Era mio figlio e ora è morto. Andiamo a bere qualcosa? Ti farà bene.